Non c'è dubbio che il cancro sia una delle malattie più terribili della società moderna. Secondo l'AIRC, solo in Italia ogni anno vengono diagnosticati 373.300 nuovi casi. Colpisce uomini e donne in misura quasi uguale, 52% contro 48%. È nel corso della vita, un uomo su due e una donna su tre si ammala di cancro. Ma i casi di successo nella cura del cancro sono in aumento, anche se le percentuali a 5 anni dalla diagnosi sono ancora del 54% per gli uomini e del 63% per le donne. Ma cosa possiamo fare per prevenire? Lo scopriamo insieme in questo video, grazie a uno studio scientifico tutto italiano che conferma la visione della naturopatia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Lo studio è stato condotto dall'Istituto Europeo di Oncologia e dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. È pubblicato sull'autorevole British Journal of Cancer. Secondo le ricerche, i farmaci antinfiammatori FANS, come l'aspirina, hanno delle potenzialità importanti contro il cancro. Riescono a inibire un enzima chiamato tecnicamente SIRT1 e attivare un segnale biochimico chiamato P53. E così cosa succede? Che si attiva una particolare proteina che contrasta il cancro dall'interno. O che mi dici che il cancro si cura con l'aspirina? No, questo è un canale serio, non dico fake news. Anzi, molte persone che guardano i miei video poi si iscrivono per seguire ogni giorno notizie e tutorial di salute naturale seri e attendibili. E poi si abbonano al canale per sostenere la mia divulgazione sulla salute naturale. Se attivate la campanella delle notifiche, YouTube vi avvisa di ogni nuova uscita. Oppure passate dalla home del canale, io vi aspetto ogni giorno. I farmaci FANS non vanno presi così per prevenire, perché hanno gravi controindicazioni, come problemi gastrici, epatici, cardiaci, renali e sanguinamento, lo dicono le ricerche. Sono gli studiosi che stanno sperimentando nuove tipologie di farmaci senza questi effetti collaterali e in grado di inibire la proliferazione tumorale. Ma scusa, mentre loro studiano, noi cosa facciamo? Usiamo la naturopatia per fare prevenzione, adottando uno stile di vita sano con lo scopo di evitare certi problemi più o meno gravi. Per esempio, l'alimentazione antinfiammatoria è considerata un modo efficace di fare prevenzione. È dimostrato in numerosi studi scientifici. Vi lascio alcuni link significativi in descrizione. Mangiare sano, usare le spezie, limitare il consumo di prodotti animali in eccesso, soprattutto carni rosse, salumi, latticini, e poi ridurre il consumo di zuccheri e di cibi raffinati e industriali è un ottimo modo di preservare il più possibile la salute. E io sono felice di aiutarvi a farlo con i miei video, do il mio contributo. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano, naturalmente. Ciao! E beccati questo.